Il materiale occorrente per la realizzazione di un libricino di carta a mano è composto da filo bianco resistente, delle forbici, colla vinilica, fogli di carta un formato A4, un foglio colorato più pesante per la copertina, un seghetto, una matita, un pennello, un ago da cucito. Prima fase. Si prende un foglio di carta a mano, si piega strappandolo lungo la linea della piegatura. Si ripiega di nuovo ogni parte ottenuta e si procede con una nuova piegatura e relativo strappo. Si otterranno così quattro rettangoli uguali. Prendere due fogli così realizzati, posizionarli uno sopra l'altro e piegarli su se stessi, in modo da ottenere un mini fascicolo. Nella seconda fase andremo ad assemblare tutti i mazzetti. Posizionare il prodotto ottenuto con il dorso esterno al piano di appoggio. Segnare con la matita i punti in cui dovrà passare il filo. Utilizzare il seghetto per eseguire dei piccoli tagli sul dorso del libro, nei punti precedentemente contrassegnati. Prendere ago e filo. Inserire nel primo foro del fascicolo e proseguire con la cucitura. Utilizzare lo stesso procedimento per tutti gli altri collegandoli l'un l'altro. Prendere il foglio di carta colorato che servirà per realizzare la copertina. Appoggiare il libricino sopra il foglio. Con la riga misurare la grandezza della copertina, tenendo presente che dovrà essere più grande di 3 mm. Tagliare con le forbici. Prendere il pennello e la colla per incollare la copertina sulla prima e sull'ultima pagina, lasciando libero il dorso. Posizionare il prodotto realizzato sotto ad un peso, in modo da completare la fase dell'incollaggio.